Pescara batte Monopoli 2-1, partita difficile per il Pescara, ma atteggiamento giusto. Il tecnico Alberto Colombo nel 4-3-2-1 conferma in mediana l'idea Aloy davanti la difesa con Giabua e Mora al rientro, davanti Vergani, Cuppone e Desovus in difesa, il rientro di Boben e Crescenzi con Cancellotti e Brosco tra i pali, naturalmente Plizzari. L'unica novità nel 3-5-2 del tecnico Pancaro è della scelta dal primo minuto di Fella con Simeri che parte dalla panchina, panchina anche per Mirko Drudi. Nelle immagini l'ovazione, la festa per il tecnico Alberto Colombo, l'allenatore biancazzurro ha ricevuto tantissimi attestati di stima, ha fatto una grande stagione lo scorso anno qui a Monopoli. Il Pescara approccia la gara nel migliore dei modi, pronti via ed è subito vantaggio, passano pochissimi giri d'orologio, 2 minuti e 30 sul cronometro con i biancazzurri che sbloccano la partita. Tra poco andremo a vedere proprio la giocata del Pescara, il recupero alto, il pallone per Desogus che porta a scuola per la prima volta e lo farà tante volte De Santis, entra in area di rigore, chiama il movimento Vergani e un cioccolatino che l'ex salernitana spedisce in fondo alla rete, poi l'esultanza dei biancazzurri, la giocata di Vergani da applausi, soprattutto il movimento, ma è strepitosa quella di Desogus. Eccolo l'assist tra i due difensori con il portiere in uscita, la chiamata perfetta di Edoardo Vergani, quarta rete stagionale per l'attaccante classe 2001 arrivato dalla Salernitana a titolo definitivo in maglia biancazzurra. Pescara che può subito raddoppiare, sesto sul cronometro, sinistro incrociato di Mora, la palla che scheggia il palo alla sinistra del portiere del Monopoli che lì proprio non poteva arrivare. Il Pescara sembra padrone del campo, ma piano piano la formazione del tecnico Pancaro prende campo, azioni ripetute al limite dell'area, questa è la palla messa dentro da Manzari, ma poi è Giabua con l'aiuto di Brosco che riesce ad evitare pericoli più grandi, Boben un muro con il pallone dentro l'area piccola, ancora Monopoli, ma poi il Pescara torna a prendere campo, questo è il lancio di 50 metri di Aloy, perfetto per Desogus, ancora uno contro uno con De Santis, lo porta a scuola per la seconda volta e con il sinistro trova l'angolino, raddoppio del Pescara e festa grande sotto al settore con i 200 supporter biancazzurri che sono arrivati a Monopoli. Rivediamo il lancio perfetto di Salvatore Aloy, il controllo altrettanto bello, l'uno contro uno di Desogus su De Santis, punta l'area piccola e poi con il sinistro supera il portiere biancoverde in uscita. Ancora uno l'uno contro uno di Jacopo Desogus, uno contro uno e sinistro che termina all'angolino per il raddoppio del Pescara. Pescara che può trovare anche il terzo gol con Mora che però non conclude bene, chiede anche un tocco con un braccio ma il direttore di gara fa proseguire. Nel secondo tempo, nonostante i cambi con l'ingresso di Simeri per il Monopoli, il Pescara è sostanzialmente padrone del campo, nessun pericolo dalle parti del portiere biancazzurro Plizzari, arriveranno però dei guai tra un po' per l'ex numero uno del Milan. Pescara padrone del campo, Colombo per la prima mezz'ora non chiama nessun giocatore dalla panchina, è la prima volta che il tecnico biancazzurro non fa ricorso alla sua panchina. Questa è l'uscita di Plizzari, cade male sulla spalla sinistra, il direttore di gara non ferma il gioco, la porta è vuota, pallone che viene allontanato ma si vede subito che è successo qualcosa alla spalla del portiere biancazzurro, entrerà subito la barella, uscirà tra gli applausi Alessandro Plizzari, speriamo non si tratti di nulla di gara, di nulla di grave. Nell'immediato dopogara è stato trasportato all'ospedale di Monopoli per gli accertamenti radiografici, guardando le immagini è qualcosa alla spalla sinistra, eccolo Plizzari che lascia il terreno di gioco con tanto dolore e gli applausi dello sportivo pubblico del Veneziani. Al posto di Alessandro Plizzari, Sommariva dovrebbe entrare anche Colai, ma c'è stato un misunderstanding, Colai non entrerà in campo al posto di Desogus che poi viene ammonito. Entra invece Tupta, entra molto bene, gioca questo pallone di qualità, lo scarico è per Cancellotti, cross di Tommaso Cancellotti, colpo di testa in corsa di Cuppone, palla che però termina alta sopra la traversa. Partita in controllo per il
il Pescara, ma quando scocca il quarantesimo arrivano i brividi perché il Monopoli prova a riaprire la gara. 42 minuti sul cronometro, il pallone resta lì, Brosco non riesce ad allontanarlo, probabilmente il terreno di gioco non lo aiuta, Vassallo con il destro fulmina l'incolpevole Sommariva che era appena entrato in campo. Il Pescara deve soffrire, il recupero è lunghissimo, un recupero stile campionati del mondo di calcio, perché si alzerà la lavagnetta del quarto uomo, 8 minuti di recupero, 8 lunghi minuti di sofferenza per il Pescara, ma a conti fatti non succederà praticamente nulla, perché il Pescara, come ha fatto per gran parte del match, controlla senza particolari problemi. Questo è il triplice fischio. Pescara batte Monopoli 2-1. I gol nel primo tempo, pronti via, assist di De Sogus per la quarta rete stagionale di Edoardo Vergani, sul finire di tempo lancio millimetrico di Salvatore Aloi, ancora per De Sogus, ancora uno contro uno con De Santis, palla all'angolino basso. Nel secondo tempo il gol di Vassallo nel finale, ma negli 8 minuti di recupero non succederà praticamente più nulla, e questa è la festa degli oltre 200 tifosi arrivati al Veneziani. Pescara batte Monopoli 2-1.